finalmente abbiamo potuto dare questo nome meraviglioso che io volevo dare a mia figlia, Morgana, e lo abbiamo dato a lei. Lei è l'ultima cagnolina recuperata con la gabbiatrappola, perché si faceva avvicinare ma non si faceva toccare. Questa ragazza che ce l'aveva segnalata ha provato tanto ad avvicinarla, abbiamo pensato che quello fosse il modo più soft di prenderla e farla entrare da subito. Era molto molto intimorita e ben presto però ha preso fiducia in noi. In effetti ancora ha paura, perché per prendere il braccio lei fa degli scatti un pochettino duri, perché sicuramente è stata maltrattata. Maltrattata significa che quando andava magari vicino alle galline, vicino ai maiali, vicino a qualche fattoria, la maltrattava. E quindi lei era costretta ad andare a trovare riparo, rifugio a qualche parte. È dolcissima, è una meraviglia. E come Pallina nostra. Vieni Pallina, però Pallina stavo vedendo che è sempre un pezzo Pallina. Pallina ha le zampe un po' più grandi, più lunghe, eccola qui Pallina. Sono uguali, si rassomigliano, anzi questa qua, Fatima, è Morgana, è di taglia più piccola, sì, ancora più piccola. Perché lei ha le zampe più corte. Qualche chiletto di me. Speranza? Quella Speranza che... Pettina, ha cominciato a comandare. Le pappe sono, ecco, è arrivata. Adesso perché toccate gli altri, non me? Perché non mi toccate a me? Allora, volevamo dare questo aggiornamento, vediamo un po' distratti. L'aggiornamento di Morgana è questo: lei sta bene, sta molto lentamente facendo un piccolo anche per con Speranza, come si può ben notare, Pallina e con un'altra piccolina. No, forse non è bene. Vieni qua, amore. Eccola qua, Morgana è bellissima, dolcissima, è un rumore, ha tanto bisogno di coccole e niente, condividete per lei perché... Sì, perché lei adesso dovrà fare il primo vaccino e è stata presa dal veterinario e presto sarà in emozione, quando avrà un po' meno paura. Dobbiamo anche vedere, perché abbiamo notato che la panciotta gonfia e dobbiamo fare un'ecografia per vedere che speriamo non ci sia. Speriamo che non ci siano sorprese. Okay. Ma anche se ci sarà lei è una mammina. Sì, sicuramente ha già avuto piccoli, perché ha già le mammine. Sono qualche tempo viene quando avrà. Quindi questo non è un po' soluzione, ma un aggiornamento. Quando sarà più tranquilla vedrete un posto vero di adozione per lei, però sappiate che sta bene, che vive nella casetta, che ha fatto amicizia con altri cagnolini e che pian piano sta prendendo fiducia in noi. Ancora un po' di paura. Non è mica una cosa che avviene dall'oggi a domani. Ciao a tutti e... Da noi e da Morgana. Ciao.